Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Conoscere i funghi, la rubrica quotidiana in onda su Telebelluno che illustra le specie più diffuse di funghi nel territorio bellunese. Fabio, oggi di che cosa ci parli? Oggi parliamo di un fungo abbastanza diffuso nel nostro territorio ed è anche abbastanza importante conoscerlo, perché è un fungo che cresce negli stessi ambienti dove crescono anche i porcini, quindi è un buon segnale per dire qui il posto è un buon posto sicuramente. Si tratta di Clitopilus prunulus, è un fungo che si vede qui in mezzo all'erba abbastanza abbondante, è un fungo di dimensioni medie, medio-piccole diciamo, e dalla colorazione prevalente bianca. Questo fungo apparentemente è simile a tanti altri funghi, tra l'altro funghi velenosi, quindi per conoscerlo bisogna conoscerlo con precisione, altrimenti è bene non raccoglierlo. Perché? Perché seppur questo è un fungo commestibile, funghi sosia, che hanno ovviamente dei caratteri che impareremo a conoscere, sono velenosi e anche molto velenosi, quindi bisogna stare attenti appunto a questi funghi. Questi funghi bianchi a cui mi riferisco sono le cosiddette clitocibi bianche, ce ne sono varie specie e tra queste specie ce ne sono alcune che contengono veleni veramente letali anche. Sì. Quindi, Clitopilus prunulus è un fungo dal portamento abbastanza tozzo, quindi è un fungo quasi con portamento tricolomoide si dice, e il cappello non è mai perfettamente regolare ma tende a presentare dei lobi più o meno ampi, quindi a distendersi sì, però non perfettamente in modo concentrico. La superficie è una superficie bianca, asciutta, quasi vellutata. Se noi andiamo a vedere sotto, le lamelle sono lamelle decorrenti che inizialmente sono di un bel colore bianco crema, però con la maturità tendono a sporcarsi di rosa. Il gambo è abbastanza tozzo, un po' clavato e la carne di questo fungo è molto particolare. Emana un forte odore di farina, ma veramente forte e intenso. Dove cresce questo fungo? Cresce ovviamente sotto gli alberi che producono anche porcini, quindi in questo caso siamo sotto betulle, ma può crescere tranquillamente sotto castagni, sotto querce, sotto conifere, quindi abete rosso, pino, abete bianco, eccetera. Quindi è abbastanza ubiquitario. È comunque un fungo legato alle radici, simbionte, quindi lo troveremo solo in vicinanza degli alberi. Ecco, proprio per le premesse che hai fatto, volevo ricordarvi che l'Associazione Micologica Bresadola è a vostra disposizione. Il lunedì e il giovedì si ritrova nella sede di Castiona, presso le scuole medie, nella Dependance, a partire dalle 20:30. Fabio, una cosa che invece ci hanno chiesto è quanto tempo c'è utile per far vedere i funghi all'associazione prima di poterli mangiare, cioè se il fungo, una volta tolto dal terreno, ha una scadenza. Ovviamente il fungo è materiale deperibile, quindi nel momento in cui io ho bisogno di tenerlo dei giorni prima di poterlo far vedere, è bene mantenerlo in un involucro chiuso ma non troppo stretto, magari un contenitore ermetico oppure un po' di stagnola sarebbe l'ideale, e tenerlo in frigorifero. In questo caso si può durare anche 2-3 giorni mantenendo la freschezza. Se in quelle condizioni viene sottoposta a una persona esperta di funghi, vede tutti i caratteri importanti e può dare una buona indicazione sulla commestibilità o meno. E con queste ultime informazioni utilissime, noi ci rivediamo alla prossima puntata. Scusateci se queste riprese sono un po' all'ombra, un po' al sole, ma noi ne stiamo approfittando veramente per gli ultimi raggi di questo meraviglioso autunno. Naturalmente, alla prossima puntata di Conoscere i funghi.